Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a viseonare un nuovissimo video trash, stavolta tutto al femminile. E quando parlo di femminile non parlo di YouPorn come pensano alcuni, parlo di un'altra cosa. Prima di cominciare vi raccomando, in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook, andate subito a mettere un bellissimo mi piace, tempestate di like questo video come sempre, e in descrizione trovate anche il link del mio profilo ufficiale di Instagram, Dorian B ufficiale. E sempre nella descrizione, come potete vedere, ci sta il link delle mie magliette ufficiali. Troverete anche questa qui e soprattutto troverete anche questa qui che c'ha la mia bellissima faccia in sovrimpressione. Non so se riuscite a vedere, io in questo momento non vedo un cazzo, c'ho la maglietta davanti. In descrizione troverete il link di una parodia su questo stesso video che ho fatto tempo fa. Andatevela a vedere perché è qualcosa di estremamente epico. E il video in questione che andremo a visionare oggi si chiama Martina dell'ombra e le droghe. Non vedi che sono verde, fumo una Mac, scusami Dende, la squadra è in attacco qua, nessuno difende. Premettendo raga che questo video me l'avete consigliato veramente a migliaia, e quando dico migliaia non sto scherzando raga, veramente a migliaia. Via! Ciao a tutti, io sono Martina dell'Ombra. Martina dell'Ombra? Io sono Martina dell'Ombra. Martina dell'Ombra dice? Non era Martina dell'Ombra? Raga, sembra che dice ciao a tutti, io sono Martina dell'Ombra. Tipo che viene da Londra, no? Ciao a tutti, io sono Martina dell'Ombra. No niente raga, Martina dell'Ombra. Ciao, io sono Dorian B, piacere. Come sapete in questi giorni sono in vacanza, ma interrompo per qualche minuto le mie vacanze. Ecco raga perché ha detto Martina dell'Ombra, perché in questi giorni è in vacanza, quindi presumo che sia in vacanza a Londra. Per esprimermi su un argomento sociale molto importante di queste ultime ore. Perfetto raga, qui parte il grande, grande concetto dell'argomento importante che sta succedendo in questi ultimi giorni. Questo video comunque è vecchio, quindi in questi ultimi giorni, per quanto ha registrato questo video, non di adesso. Anche perché conoscendo la persona ho paura, ti giuro, cioè mi avrà veramente paura, cioè ho paura di quello che potrebbe dire. Come sapete in questi giorni stanno morendo un sacco di ragazzini in Italia a causa della droga e stanno chiudendo un sacco di discoteche. Io volevo dire che secondo me chiudere le discoteche non è assolutamente giusto e soprattutto è super inutile, perché andate ad impedire alla gente di divertirsi. Se ragazzi veramente, allora, a parte il fatto che mi sembra che parla come una persona che conosco, ma comunque, ma cioè, mi sorge questo dubbio. Raga dice in pratica che stanno chiudendo le discoteche per questo problema della droga che affligge i ragazzi. Lei dice che comunque non è giusto chiudere le discoteche perché i ragazzi hanno bisogno di divertirsi. Su questo ci siamo. Il super inutile, non capisco perché dice il super. Non capisco però perché deve fare intercalare il super inutile, perché è super dannoso, perché è super questo, perché è super mega quello. Tipo le evoluzioni dei Digimon, no? La super evoluzione, la mega evoluzione, la mega epica super extra evoluzione, no? Tranquillamente, se volete ostacolare l'uso di queste droghe, iniziate soprattutto a vietare cose tipo: state attenti raga, sta partendo la cazzata del secolo, mi raccomando, orecchie aperte, state a sentire cosa dice, I piercing, i capelli a cresta o a rasta, come si chiamano quelli, e i tatuaggi. Se i tatuaggi, i piercing, i capelli a cresta o a rasta sono la stessa cosa della droga, ce li metti a paragone raga, ma non è possibile, ma non è possibile, ma veramente, scusami, ma allora raga, è un personaggio, ok? Credo, spero che lo faccia apposta, spero. Scusa, ma non c'entra un cazzo i piercing con i capelli a rasta, i capelli a cresta e i tatuaggi con la droga, sono due cose completamente diverse, cioè ma boh, non lo so raga, non lo veramente, cioè boh, guarda, è disarmante, cioè cascano le palle per terra, ti giuro. Perché vedrete che vietando queste cose associate a questo stile di vita tutto super poraccio, tutto super mega evoluzione di poraccio, pazzesco. Tra l'altro anche la parola poraccio è detta da una persona che conosco, però mi sorge il dubbio, non credo che sono sorelle, boh. Inizierete a limitare anche l'uso di queste droghe poracce che fanno super male. Le droghe poracce che fanno super male, che portano alla super mega digi evoluzione della persona stessa che fa super cagare. E non come tipo la cocaina, che comunque non fa niente.
tempi. La cocaina non fa niente, cioè, avete sentito quello che ha detto? Che la cocaina non fa niente. Cioè, infatti, raga, io la mattina faccio colazione con la cocaina, cioè, visto che non fa niente, uno la può assumere anche di mattina, no? In base a quello che dice lei, grazie. Oddio santo. No, ma dai, no, io non ci credo. Io non ci voglio credere a questa cosa, veramente. Minchia, meno male che dura poco, meno male. Quindi mi raccomando, sosteniamo le discoteche per il divertimento di tutti ed iniziamo a fare delle cose per limitare questo stile di vita assolutamente selvaggio, un po' vagabondo, che fa super male. Stop! Frena! Compra una vocale, unisci i discorsi, non mettere parole a caso, tipo vedi il dizionario, prendi quattro parole, li metto in fila, perché non formano i discorsi, nemmeno la frase. Che cazzo sta dicendo? Io non ho la più pallida idea di quello che sta dicendo. Ho perso completamente il discorso, raga. A un certo punto sono rimasta super mega poveraccio e super mega povero. Boh, e le droghe che non fanno male, secondo lei. Poi non ho capito più un cazzo di quello che sta dicendo. È associato anche a queste droghe veramente da porelli. Riassumendo il discorso, è super poveracce, super mega male, droghe da poverelli, poveracci, la droga non fa male. E Martina Dell'Ombra, sai che cazzo sei fumata per dire ste cose, raga. Ma ripeto, spero che sia un personaggio e che non sia lei. Ho i miei dubbi però. Cioè, secondo me lei è convinta veramente di quello che sta dicendo. Cioè, secondo me lei lo pensa davvero sta cosa. Quindi io vi mando un bacino, tantissimi, a tutti, e diffondete questo appello. Ciao. Ma anche no. Anche no, cazzo. Diffondete questo appello. Diffondete questa pazzia, cazzo. Beh ragazzi, questo video trash senza senso completamente finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i link di Facebook, di Instagram e il link delle mie magliette ufficiali. Mi raccomando, tempestate di like questo video come sempre. E come in ogni video, anche in codesto video, purtroppo c'è anche qua, la morale è solo una. La cocaina che comunque non fa niente. Cazzetto! Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+. Oh, what the value,